Il mese di novembre ha visto un forte recupero del mercato azionario italiano che si è portato nuovamente sui massimi e si è confermato uno dei migliori mercati da inizio anno. Tale recupero è stato favorito dalla discesa dei tassi di interesse e dalla speranza che il ciclo di rialzi da parte delle banche centrali sia arrivato alla fine. Ha giocato un ruolo favorevole anche la reporting season, che è stata complessivamente positiva. In particolare, sia le società che gli analisti si sono posizionate per un rallentamento dell'economia nel corso degli ultimi mesi di quest'anno e dell'anno prossimo, tuttavia non prevedendo l'arrivo di una vera e propria recessione. L'arrivo di una recessione sarebbe il vero rischio per l'economia e per i mercati azionari sul 2024. Tale possibilità per ora è vista come una possibilità di coda, non come la previsione principale da parte degli investitori e degli analisti, come dicevamo in precedenza. A livello settoriale sottolineiamo, in particolare i buoni risultati del settore bancario, favorito ancora dalla tenuta, anzi dai nuovi record del margine di interesse e da un andamento della qualità del credito ancora sotto controllo, con sofferenze che per ora non sono aumentate se non marginalmente. Buoni risultati anche del settore industriale e del settore automobilistico, dove, nonostante i ricavi abbiano ridotto notevolmente il ritmo di crescita, vediamo margini ancora molto, molto elevati. A livello di posizionamento, noi restiamo positivi sul settore bancario, dove privilegiamo i target d'acquisizione, e su quello industriale, dove privilegiamo i titoli che sono maggiormente in grado di difendere i margini operativi. Siamo invece un po' più prudenti sul settore petrolifero, dove abbiamo preso profitto dopo la buona performance d'inizio anno, e sul settore del lusso, dove in realtà il momento di crisi non è ancora passato, soprattutto per l'andamento ancora negativo dell'Asia e della Cina in particolare. A livello complessivo, riteniamo che buone opportunità di investimento ci siano ancora sulle mid e small cap, che hanno notevolmente sottoperformato durante quest'anno, e che presentano multipli e tassi di crescita che sono via via più interessanti.